Ciao a tutti ragazzi, sono Luca Nerazzurro. Allora, ieri, buon sabato innanzitutto, ieri sono andato a vedere al cinema il film di Zanetti. È qualcosa di fantastico, davvero. Io adesso ho voluto girare questo video il giorno dopo perché ieri comunque ammetto di essermi un po' emozionato, ho detto non mi sembra il caso comunque di farmi vedere con le lacrimucce a 20 anni. Comunque, il film è spettacolare, a me è piaciuto davvero tanto. Forse mi è piaciuto di più quei 40 minuti, quell'oretta che ha fatto prima Alessandro Cattelan con Zanetti in diretta da Pirelli, perché comunque l'ha messa molto sul ridere, molto sul divertente, con le domande o meno. E ammetto che quella parte mi è piaciuta parecchio. Poi del film in sé per sé, adesso per fare una breve recensione, forse mi aspettavo qualcosa di più. Cioè, come nel libro di Zanetti, il libro di Zanetti arriva fino al 2010, poi si blocca. Stessa cosa nel film, non ci sono gli ultimi 4 anni dove praticamente comunque con la nostra squadra ci sono ottenuti dei risultati. Zanetti comunque è stato quel Zanetti dei record. Si chiude tutto con la vittoria della Champions League. Non prosegue con il mondiale per club, non prosegue con il suo infortunio. Io pensavo ci fosse qualcosa sul suo infortunio che facesse vedere comunque un momento brutto della sua carriera, ma il momento bello quando lui si è rialzato ed è ritornato in campo fino alla partita con la Lazio. Spiega comunque abbastanza bene il periodo in cui lui era ragazzo, era piccolino, era un bambino, 14 anni, 15 anni. Quando poi piano piano cresceva, aveva iniziato a conoscere Paola, perché si sono conosciuti lì. I suoi primi approcci a Milano, nonché prima in altre squadre più piccole, è fatto davvero bene. Mi è piaciuto, lo ammetto, e sono fiero di aver conosciuto questo capitano. Ho avuto l'opportunità di conoscerlo di persona, ma ho avuto soprattutto l'onore di vederlo giocare in campo. Io penso che come mio padre abbia fatto con me, che mi ha parlato di grandi glorie, come mio nonno, io sono fiero di poter parlare poi un giorno a qualcuno di Zanetti, e non lo nego. Ieri mi hanno dato anche la gigantografia del film, la locandina, e questa dopo la incorniciamo bene col biglietto. E niente, io davvero ragazzi ve lo consiglio, comunque non solo da interista, ma un documentario su una persona del genere merita. Comunque una persona così umile che è diventato quello che è diventato con 1000 sacrifici. E li sta continuando a fare per le altre persone, per il bene delle altre persone, attraverso la Fondazione Pupi. E niente, il 4 maggio, come ha detto lui, c'è la partita di apertura per la fiera dell'Expo a San Siro. Quindi, ragazzi, tutti allo stadio perché gioca il capitano. Di nuovo, per rivederlo un'altra volta a San Siro, al Meazza, tutti allo stadio a vedere questa partita. E niente, io davvero vi consiglio questo film, da tifosi e non. Poi una scemata che ho fatto ieri, a un certo punto c'era la sala che comunque faceva partire gli applausi, quando c'è stato un momento che hanno inquadrato il rigore di Ronaldo, ho gridato merde, tutta la sala che faceva rumore dietro di me, e alla fine sono riuscito anche a far partire il coro per lui, un capitano, c'è solo un capitano in tutta la sala, penso che sia stata una cosa fantastica. Sono davvero emozionato tuttora se ci ripenso. E niente, io qua ho il computer perché volevo salutare due miei amici, di cui uno è Biagio, che ringrazio tantissimo, che ha una pagina e blog che si chiama Passione Inter, penso che comunque parecchi lo conoscano e merita come sito. E poi voglio ringraziare il mio amico Gonz, che ha anche lui un blog sull'Inter, sempre che è bauscia.it. Penso che siano tra i migliori, più informati e più seri. Vi lascio comunque il link in descrizione. E niente, proprio della descrizione, ragazzi, io vi ringrazio, siamo arrivati a 800 iscritti, io boh, cioè non ci posso credere. Testa domani alle 18 un quarto d'ora in più perché per lo sciopero del Parma. 18 e un quarto Inter Fiorentina, testa, cuore, concentrazione. Io vi invito comunque a passare in descrizione anche per la mia pagina di Facebook, se volete lasciargli un mi piace. Se lasciate un mi piace anche al video, iscrivetevi al canale e
Tra i nerazzurri c'è un giocatore che dribbla come Pelé, Javier Zanetti, Ale, e oh, amala.